Lorenzo, siete pronti? È un grande appuntamento quello del prossimo weekend, soprattutto per tutti gli appassionati italiani che finalmente potranno vedere dal vivo nel nostro paese, in questo caso a Imola, questa importante tappa del Superbike. Sì, finalmente torniamo in Italia e Imola è una pista emozionante, poi è bello, c'è tanta gente, tanti tifosi e danno ancora quella carica in più e sono molto felice di tornare a Imola. Ho dei bei ricordi, nel 2015 ho vinto la gara nella categoria Superstock 1000, sempre con Aprilia, e sono felice che finalmente torniamo a Imola. E com'è questo circuito? Raccontacelo un po', quali sono le difficoltà? Che tipo di circuito è? Beh, è unico nel suo genere, è all'interno di un parco bellissimo e è molto difficile, impegnativo, ci sono cambi di pendenza repentini e chiaramente conoscerlo bene ti può far fare un po' la differenza, anche se sono tanti piloti che lo conoscono e vanno forte, però è molto bello e unico. Vi state preparando in che modo? Ci saranno le prove a partire da venerdì? Sì, e venerdì iniziamo, chiaramente faremo come al solito il lavoro per cercare di sistemarci al meglio in ottica gara e poi da sabato iniziano subito le qualifiche e la prima gara e poi domenica warm up e gara 2. E quali sono le tue aspettative? Come sta andando finora? Qual è l'obiettivo per te? Ma sicuramente è stato un inizio di stagione impegnativo perché mi sono fatto male subito in Australia, mi sono rotto la clavicola e mi hanno operato, quindi non sono stato ancora al 100% fino adesso fisicamente. E Imola è una pista, chiaramente faccio fatica a darti un numero adesso, però mi piacerebbe tornare a lottare per le posizioni che contano.